Io non ho, in realtà non ho mai scoperto di essere artista, cioè mi sono trovato a fare l'artista anche disegnavo sempre da piccolo, forse anche ha avuto una grande importanza mio padre in questo, perché mio padre faceva il grafico e io mi ricordo che molto spesso lavoravo, disegnava in casa, poi faceva il grafico per i fatti suoi. In realtà lui lavorava al giornale la notte, sempre come impaginatore grafico, però lui aveva anche uno studio in via Brocchindosso, una piccola strada qui a Bologna molto stretta, e mi ricordo che forse quella è stata una fascinazione molto importante per me da bambino, no? Vedere lo studio di mio padre, vedere anche gli studi attigui a quello di mio padre. Mi ricordo c'era uno scultore, poi c'era un pittore, ricordo di questo scultore tutta una serie di catalogate di crani e di scheletri di uccelli che mi avevano colpito, no? Poi vedevo mio padre che stampava in serigrafia, per cui da lì nasceva anche la curiosità della genesi e di come si costruisce un'immagine, no? Poi ho fatto studi normalissimi, nel senso che, però senza neanche chiedermelo, cioè, quindi quasi in automatico ho fatto il liceo artistico, Accademia di Belle Arti. Ho preso uno studio quando avevo già finito l'accademia e ho cominciato a lavorare. Ho lavorato 4 anni senza diciamo far uscire niente dallo studio, fino a che le immagini proprio e le cose che producevo quasi mi sovrastavano all'interno dello studio. Da quel momento ho deciso che diventava anche l'idea del distacco dal lavoro e quindi anche della naturale, no? Quasi esposizione dei quadri, diventava quasi una formula liberatoria e così ho cominciato a fare mostre, ho cominciato a far vedere il lavoro e dopo tutto è stato piuttosto naturale.